palle i freni oggi, eh? Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi sono con il mio amico Stefano a Ponte Seghe, una piccola frazioncina di Ardesio all'inizio della Val Canale, che è meravigliosa, quindi seguiteci. Ci sarà anche una novità sulla bicicletta che andiamo a vedere tra poco e partiamo con il video. Ti sei alzato storto stamattina con la bici al contrario. Questo è un giro davvero stratosferico e anche alla portata di tutti. Era un giro che avevo promesso di far vedere in un video che avevo fatto l'anno scorso, diverso chiaramente dal giro di oggi. Comincia su questa sterrata che per un paio di chilometri costeggia la montagna e poi inizia la vera valle. Che bei posti qua. Questa strada continua fino al paesino di Val Canale. Al ritorno, come già detto, ci sarà invece un bellissimo sentierino e da Val Canale si va verso il rifugio Alpe Corte, anch'esso molto bello. Questo è un nuovo mezzo e questo qua invece è il laghetto di Val Canale, vicino al paese, che è proprio qua. Questa è la stradina di montagna che ci porta fino al rifugio e poi devieremo verso il lago Branchino. Quindi sto andando con l'Orbea Wild, che è un nuovo acquisto. La Rise rimane comunque la mia bici prediletta per fare i giri in montagna, però questa è davvero una bomba sui trail enduristici, magari senza arrivare sulle vette, e i trail che ho vicino a casa più che altro. Ci fermiamo a bere un caffè. Ahimè, il rifugio è chiuso, male malissimo. Non ho ripreso molto perché questo giro o dei giri simili li ho già fatti. Uno è questo qua sopra, Corna Piana, e l'altro è questo qua sopra ancora, lo Zulino. E il primo pezzo è uguale per tutti. Invece adesso vi faccio vedere il lago Branchino in quella direzione e poi scenderemo facendo tutto quel versante a destra della vallata. Delusi dalla mancanza di caffè, proseguiamo. Percorso è tutto ciclabile, eh? Per ora sì. Bello, fischio. Poi hanno sistemato anche quei pezzettini qui. Dopo è un po' più duro, ma fino a lì, a quella conchetta lì, è molto bello. Ma questa è L. Quella lì è L. È meglio L o XL per te che la Rise XL? Sarebbe meglio la L, ma la XL, ma anche la L va bene. Non mi cambia molto. Vado. Che bello. Le immagini col drone sono sempre fenomenali a mio avviso. Adesso vediamo però di provare questa Orbea nei tratti difficili, quindi metto un po' di turbo qua per vedere come va, ma lo so già che è una bomba atomica
sale, che è una meraviglia. Adesso inizia un po' il pezzo un po' più difficilino. Ho un rumorino della catena perché mi tocca un po' nel paracatena, ma devo solo regolarlo, magari poi lo regolo solo quando ho velocità basse. Eccolo il lago. Si sta anche rannuvolando, porca miseria. Il passo è lì. Lì. Sarebbe bello andare su a quella croce su là, ma c'è la neve. E non oggi. Ti avevo promesso un giro lineare. Eccoci qua in cima al passo del Branchino. Il lago è giusto qua sotto, che si vede qua. Di qui si va verso uno stambecco di montagna, molto bello, dal pelo abbastanza rinnovato. Fa un po' freschino, c'è il sole, si sta rannuvolando. Tutti i rifugetti sono chiusi purtroppo, quindi scendiamo più in basso. Wow! In questo periodo è il top perché non c'è gente, non si disturba, ci sono temperature ancora molto buone, cioè ancora cominciano ad arrivare ottime temperature per fare questi giri. Infatti siamo in maglietta a mezze maniche, è anche maggio oramai, quindi bello in piedi, ma rischissimo. Di nuovo, ciao. Non so se qua si riesce anche di qui. Volevo fare quel prato qua che non l'avevo mai fatto. Sembra di essere su un cuscino. Davvero morbidissime le forcelle e l'ammortizzatore. Che posto, ragazzi. Qua dovete venirci perché è davvero strepitoso. Peccato che non c'è il sole.
Adesso c'è un traverso che porta in cima alle piste di sci, alle vecchie piste da sci. Un brevissimo tratto a spinta, ma di 50 metri neanche. E poi questo traverso continua. Ed è tutto ciclabile. Ah, che vallata qua nella valle bergamasca. Che spettacolo! Bello qua, spettacolare, cavoli. Siamo sulle vecchie piste della Val Canale, questo qua era un vecchio rifugio, molto interessante. C'è dentro ancora l'oste, se non sbaglio, infatti lui è ancora qui. Anche questa discesa è bellissima perché passa in mezzo a questi prati, casette, la strada è molto larga, quindi più che fattibile, ma tutto il giro è fattibilissimo, tutto pedalabile, tutto in sella, tranne appunto 20 metri. Bella anche questa casa. Corti che molla i freni oggi, eh? Woohoo! Meritatissimo spuntino in un baretto qua in Val Canale con vista strada. Adesso finiamo di mangiare, poi c'è ancora un bellissimo pezzo da fare, diverso da quello che abbiamo fatto in salita, quindi non mollate. Scendiamo di qua verso Ardesio. C'è questo sentierino che è stupendo, in parte al fiume. Questo è bello da fare anche in salita, in verità, però per non fare lo stesso giro abbiamo deciso di variarlo un pelo.
po' di fanghiglia. Pecorelle! Opla! Che figo! Davvero muy bien! Questo è l'ultimo tratto che poi ci porta al parcheggio dove abbiamo parcheggiato l'auto. Hop! Tutti i sentieri rovina costui, è colpa sua. Io sto attento a non frenare. Passaggio, libertà. Bel ghiaioso questo, eh? Però oramai siamo arrivati. Ed eccoci qua. Woohoo! Arrivato alla macchina, Stefano mi sta raggiungendo perché ha finito la batteria, ma è sotto di 200 metri, non di più. Spero che anche questo giro vi sia piaciuto, secondo me è davvero spettacolare in termini di scenari alpini e anche di semplicità di giro, perché non è molto complesso, anzi è tutto ciclabile, come detto diverse volte nel video. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, che mi fa sempre un sacco di piacere. Alla prossima ragazzi, ciao!